Siamo appena usciti dalla Commissione Industria del Senato. Si parlava del disegno di legge competitività. In questo disegno di legge è presente un articolo, il 34 bis, dove si parla delle gare per le reti di distribuzione gas. Cioè noi stiamo parlando del sistema di tutte le reti di proprietà dei comuni che distribuiscono il gas in tutte le città d'Italia. Questi sistemi sono stati raggruppati in degli ambiti territoriali ottimali, secondo un decreto legge, e adesso stiamo parlando di come fare le gare. In questo disegno di legge, quindi si disciplinano come si fanno le gare, però le cose interessanti sono che è possibile che nella gara vengano vendute le reti di proprietà dei cittadini, fatte con i soldi dei cittadini, possono essere vendute. Di più, quando le reti vengono vendute, a secondo se le reti sono di proprietà del comune o del gestore, che spesso è privato, hanno valori diversi. Noi ci siamo opposti a questa deriva, a questo modo di fare. Abbiamo chiesto alcune cose chiare, specifiche, che le reti non possono essere alienate, devono rimanere nella disponibilità del pubblico, degli enti locali, che sono quelli che le hanno costruite, e quindi di proprietà dei cittadini. Ovviamente è stato bocciato questo emendamento. Abbiamo chiesto che, se proprio devono essere vendute, il metodo di calcolo con il quale viene valutata la rete sia lo stesso, sia che il proprietario sia il comune, sia che sia il gestore, perché, come è stato strutturato, i due metodi di calcolo, che si chiamano BIR e RAB nello specifico, portano a valori diversi. Per esempio, il comune di Lecco ha mandato una lettera. Il comune di Lecco è un comune di poco meno di 50.000 abitanti, il cui sindaco è un sindaco del PD, ha mandato una lettera al Presidente del Consiglio e anche al Ministero dello Sviluppo Economico per dire che con questa differenza di metodo di calcolo la perdita per il comune è di circa 5 milioni di euro. Abbiamo anche chiesto, ovviamente anche questo emendamento è stato bocciato, abbiamo chiesto di eliminare quella parte nella quale si prevede che il gestore che subentra con la nuova gara può essere affiancato anche da società finanziarie e quindi ancora una volta viene finanziarizzato il sistema. Noi vogliamo che chi gestisca le gare sia gente che sappia gestire le gare. Sapete perché è importante tutto questo? Perché stiamo parlando di una serie di gare, alcune sono state già bandite, che riguardano un valore complessivo di gara che varia tra i 23 e i 25 miliardi di euro. Stiamo parlando di tantissimi soldi. Abbiamo fatto un'interrogazione su questo. Sappiamo che ci sono società estere, e non parliamo di società europee, parliamo di società ex-europee, che sono interessate a queste gare. Chi metterà le mani sulle reti di gas dei cittadini? Tutti sappiamo che le reti gas sono un sistema pericoloso. Ovviamente stiamo parlando di gas sottoterra in tutte le città d'Italia. Noi dobbiamo far sì che tutto questo rimanga nella disponibilità dei cittadini e quindi degli enti locali e che le reti vengano gestite bene da persone che sanno fare il loro mestiere. Il governo e i relatori stanno andando in un'altra direzione. Noi ci siamo opposti e questi signori non hanno voluto neanche ascoltare le parole che gli arrivano dai sindaci dei loro partiti. Questa è la deriva che sta facendo questo governo e questa maggioranza e noi continuiamo sempre a opporci. L'interesse collettivo e supremo pubblico, cioè delle persone, dei cittadini.